Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi nuovo episodio di Minecraft. Signori, siamo precisamente dove siamo lasciati ieri, dentro la gabbia che abbiamo fatto per i nostri ally. Ora dovremo trovare il modo di uscire, cosa che abbiamo evitato di fare ieri, ma oggi dovremo uscire perché non possiamo rimanere dentro con sti cosi volanti che mettono suoni brutti e strani. Sono tre, speriamo che non ce ne scappi nessuno. Signori, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie e a canale. Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Signori, io ce la sto mettendo tutta, signori, stiamo andando avanti da 3 mesi con questa serie. Ora da lunedì partirà la nuova serie su FC24, signori, la carriera, la modalità allenatore. Però signori, abbiamo l'obiettivo di 2000 iscritti entro la fine dell'anno e tutto dipende da voi, basta un semplice clic sul tastino per l'iscrizione. E poi siamo tutti contenti e felici, signori. Se volete anche un bel like, fa sempre piacere, e un commentino tecnico-tattico sono sempre ben accetti. Allora, signori, noi dobbiamo uscire velocemente da questa porta e sostituire subito il legno prima che questi escano. Prima che questi. No! No, 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 no! Uno è scappato. Perché ho preso la carne? Mannaggia a me e a chi non me lo dice pure. Perché mi ha messo in mano la carne? Dove cazzarola è finito quello lì? Va bene, ah, è qui. E c'è la terra in mano. Aspettate un attimo, signori. Giustamente sono ancora tutti quanti fuori. Dentro quanti ne sono rimasti? No, ne è rimasto solo uno, non ci posso credere. Erano tre. No, ne è rimasto solo uno. No, porca miseria, porca miseria, ne è rimasto dentro solo uno. Non siamo stati abbastanza veloci. Ce n'è uno che cammina con la carne e uno che cammina col... Ah, questi si fanno i fatti loro. Ma questo video non doveva essere un video in cui questi dovevo rimettere dentro sti cazzarotti all'ai, alloi. Aglio e cose varie. No, porca miseria. Ora, giustamente, quello che c'ha la carne, come... Ah, è bello che avevo messo precisamente il coso qui vicino. Cosa c'hai tu in mano? La terra. Se io ti tiro la terra, tu me la droppi. Ok, allora, signori, dobbiamo un attimino... non può essere. Non c'ho voglia di... Quindi, Ok. No, 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 guarda, 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 guarda la terra qui. Mannaggia, guarda, mi prendi quel pezzo di terra, zio, zio, zio. No, ma questo video non doveva essere in questa situazione. Mi prendi questo pezzo di terra? Dove cazzo l'ho finito? Mi prendi quel pezzo di terra, zio? Intanto dovrei tenermi però anche il legno a portata di mano. Dov'è il tizio che mi raccoglie la terra? Questo sta uscendo pure, bravissimo, perfetto, signori. Li abbiamo persi tutti, li abbiamo persi tutti quanti. Quello non gliene frega un cacchio di recuperarmi la terra. Bene, questo si sta a mangiare la carne da solo. Bene, ok, ottimo, ottimo, ottimo. Eravamo riusciti a fare una gran cosa, non ci siamo riusciti più, signori. Bene. Ah, porca miseria, ma porca miseria veramente. Allora, dov'è il tizio che mangia la carne? Leviamogli la carne dalle mani. Ah, questo è fermo lì che aspetta la grazia divina. Dove sta il tizio lì? Quello lì è quello con la carne. Tra l'altro, guardate i mostri che ci sono in giro per il mondo. Bene, bene, ottimo. Ma porca miseria, ma perché tutti gli imprevisti a me? Non li posso lasciare così liberi di viaggiare, signori, se no è stato tutto inutile, è stato tutto inutile. Tu, ehi, brutto scemo, vieni qua, prendi questa terra. Ok, bravissimo, prendi questa terra. Dove sta? Perché, bravissimo, bravissimo, vieni qua, prendimi questa terra. Ok, dammi la terra, dammi la terra. No! Dammi la terra. Ok. Riesco. No. Signori, è complicatissimo. È complicatissimo, porca miseria. È complicatissimo. Dove sta? Se ne sta volando via. Perfetto. Ma me ne è rimasto solo gli altri due. Che fine hanno fatto? Gli altri due che cazzo di fine hanno fatto? Ok. Tu che cosa c'è? La bistecca in mano. Dai, recuperiamo sta cazzo di bistecca, signori.
Dov'è quello con la bistecca? Mi è scappato pure quello con la bistecca. Ce li avevo tutti e tre dentro, mannaggia a me. Tutti e tre. Dai, bistecca, bistecca, te, piede a bistecca. Bravissimo, ok. Giochiamo con tutti con la bistecca. Allora, due bistecche, due hanno in mano la bistecca. Devo trovare il terzo a cui abbiamo levato la terra e abbiamo. Speravamo di portarlo dentro, invece non abbiamo. Non siamo riusciti. Ok. Entra zio. Entra, guarda, guarda, guarda quanta carne c'è qui da recuperare. Porca miseria. Ma se io butto un po' di carne là dentro, gli fa da esca? Non penso, perché non gliene fotto un cazzo allora di portarmi la carne, di riportarmi la carne. Non gliene frega assolutamente nulla. Si stanno facendo i cazzi loro. Dove sono? Ma non ci posso credere, non ci posso credere. Dovevamo semplicemente uscire. Ah, grazie, grazie, grazie. Mi hanno riportato la carne. Questa è una cosa buona. Dai, dov'è quello? Entra là dentro, mannaggia chi non te lo dice pure. Dove sono? Perché non. Ah! Ma sono velocissimi, cazzo. Io sono proprio scemo a posizionare i blocchi. Io sono proprio di una demenza incredibile a posizionare i blocchi, signori. Allora, facciamo così, buttiamo tutta la carne lì dentro. Posizioniamo quantomeno tre blocchi così, così loro dovrebbero passare. Bravo, bravo, vai anche tu, vai anche tu. No, 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 non devi buttare i blocchi di legno, devi buttare la carne. No, 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 guarda, guarda, è là sotto, è là sotto. Perché ci va solo uno? Dove stanno gli altri? Cosa stanno facendo gli altri? Stanno giocando per i fatti loro. Guarda quanta carne c'è. Bravissimi! Ora mai più, ora mai più. Ok, va. Mi va bene così, signori, mi va bene così. Quanti ce n'è lì dentro? Due. Va bene. Due vanno bene. Due mi stanno bene, signori. Due mi stanno bene. Un giorno forse riusciremo a trovare un modo per sistemarli. Due va bene, due vanno più che bene. Il terzo non so che fine abbia fatto. Il terzo svolazza per i fatti suoi, libero e felice. Va bene, ce ne sbattiamo altrimenti le scatole, signori. Abbiamo perso 7 minuti per andare dietro. E questo albero da quando è nato? Scusatemi. È un po' leggermente eccessivo, leggermente eccessivo. Allora, leviamo questi cazzarola di alberi, così recuperiamo un po' di legna. Ok. Come, quando e perché siamo cascati qua sotto? Che episodio di merda, signori. Proprio. Sta succedendo di tutto e di più. Però va bene. Nella nostra isola volante oggi c'è la rivoluzione. La rivoluzione. Non riusciamo a farci. Non riusciamo a farci rispettare da nessuno oggi, signori. Decisamente no, decisamente no. Il gioco ha preso il sopravvento. Mannaggia lui e chi non glielo dice pure. Dai così. Ci sono altri rami nascosti? Sì, per forza, perché è troppo ciccioso quest'albero. Ci sono altri rami nascosti? Qualcosa mi dice di sì, perché non riusciamo a rompere. No, no, ok, si stanno rompendo piano piano. Ok. Dov'è che siamo cascati noi? Qua, e non ho la minima voglia di andare a prendere un blocchetto di lì e un blocchetto di qui. Perfetto. Ok. Signori, cosa dovevamo fare in questo video che se n'è andato completamente a quel paese? Allora. Non lo so nemmeno io, signori, mi sono completamente confuso. Noi abbiamo, di sicuro, abbiamo bisogno di creare una cassa perché devo svuotare tutte queste frusaglie che ho in giro, dobbiamo posarle, signori. Non ho intenzione di andare al magazzino a fare ordine, ma minimamente proprio, ma proprio minimamente. Buttiamo questi due blocchi di sabbia, mettiamo la cesta che dovremmo aver recuperato. Dove sta la mia cesta? Qua, perfetto. Mettiamo la cesta, mettila qua per ora. Ok, sì, una doppia cesta, perfetto. Proprio ancora meglio per far confusione. Allora, cosa dobbiamo posare? Posa questa, posa questa, posa i libri, posa questa accetta, posa tutti i totem, posa la mappa. Ah sì, volevo sistemare un attimino la zona delle mappe, signori. Ebbene sì, allora. Calma e sangue freddo. Ci riusciamo a fare qualcosa di interessante oggi, signori? Ci riusciamo, ci riusciamo. Abbiamo pochissimi materiali, però va bene. Allora, lo shulker lo mettiamo di qua. Ok, mamma mia, allora, non questo, ma questo metterò qua e trasformalo in Todos. Perfetto, 64 più 3. Allora, recuperiamo questa mappa, recuperiamo il quadretto. Non dovevi distruggere tutta quanta la casa.
Abbiamo degli utensili troppo forti, decisamente utensili troppo forti. Allora, oggi un altro episodio molto soft. Abbiamo la mappa, sì, perfetto. Abbiamo... No, non c'è bisogno di latini in mano, zio. Abbiamo delle... Allora, mi servono delle pelli, perfetto. Poi mi servono degli stecchettini che abbiamo, ok, dei cartelli che non abbiamo e delle fence. Ne abbiamo solamente 4 di queste. E abbiamo 14 di queste di qua. Perfetto, ci bastano e ci avanzano. Cosa voglio fare, signori? Una cosa molto semplice, rapida e indolore nel video di oggi. In questa zona di qua voglio mettere sia da un lato che dall'altro. No, no, dall'altro non può essere. Quindi dobbiamo andare avanti su un solo lato. Quindi su un solo lato allunghiamo qui il terreno. Dai, è così. Ora prendiamo giusto le misure. Voglio mettere le due mappe, signori, delle nostre ultime spedizioni, ovvero della Magione e del Tempio Sottomarino. Dice, ma serve a qualcosa? No, signori, però sono obiettivi che abbiamo raggiunto assieme ed è anche carino poter metterle in evidenza. Allora, io direi che qui ci sta molto bene il primo, potremmo fare così. Tanto è solamente un quadretto che dobbiamo andare a attaccare lì, perfetto. Poi mi piace l'idea della torcia, quindi io direi una torcina qui a separare. E qui mettiamo l'altra mappa, signori. Direi anche di metterla un pochino più alta, così qua mettiamo la descrizione, tanto sono belle cicciose, non sono piccoline. Facciamo una prova, mettiamo questo lì sopra, mettiamo il cartello così, questo lo mettiamo qui e la mappa la mettiamo qui, perfetto. E qua sotto ci andremo a scrivere con un cartello mappa della Magione. Stessa cosa la facciamo di qua. Allora, ce la fai a saltare. Ok, mi serve creare un quadro. Mi serve creare dei cartelli che però forse qui abbiamo. Dimmi che c'ho dei cartelli, ne ho 4, me ne bastano 2. Perfetto, c'è finita più che bene. C'è qualcosa che... Ah no, sono mele e cose varie, va bene, poi le recupererò off camera perché sto video è andato un attimino a confusione, signori. È decisamente andato a confusione. Allora, questo devo metterlo qua e con gli stecchettini così si fa un bellissimo quadretto. Perfetto. E torniamo in questa zona di qua. Dai, così, occhio qui al buco. E ci andiamo a mettere il quadretto qua sopra. Bingo, la mappa. Sbingo, che fa un po' cacare perché manca lì la striscetta, però va bene. E questi quadri però sono marrone su marrone, non mi piacciono. Non mi piacciono i cartelli marrone su marrone, signori. Non risaltano, quindi siccome... I materiali ce li abbiamo, li andiamo a fare con legno normale. Perfetto, preciso, preciso, visto? Avevamo giusto i blocchetti che ci servivano. Ne andiamo a mettere due di questi di qua. Li piazziamo qua sotto e qui andiamo a scrivere mappa. Cosa cazzo è scritto? Non lo so nemmeno io. Mappa della Magione. Ok, e qui invece andiamo a scrivere mappa del no, 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 mappa del tempio del mare. Ah sì, dai, mi facciamo grande, è più carino. Mappa del tempio del mare. Sì, ci sta, ci sta. Dai, abbiamo apportato altre piccole modifiche praticamente. Sì, questa qui è una gran cagata, si sì, è mappa dell'esplorazione dell'oceano. Dobbiamo liberarla meglio. E vabbè, non fa niente. Invece questa è la nostra mappa della Magione che siamo riusciti a conquistare, signori. Detto questo, qui la nostra vecchia isola, che oramai non è più così, signori, ma si è sviluppata molto di più. Un giorno faremo la nuova mappa per vedere le nuove modifiche. Ma signori, detto questo... In questo episodio completamente confusionario, io vi ringrazio per aver guardato, per aver passato questi 10 minuti in mia compagnia. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!